Da Angelina Jolie ad Alicia Vikander, l'evoluzione di Lara Croft. La sfida che Angelina Jolie ha passato nelle sapienti mani di Alicia Vikander è una delle più toste del mondo cinematografico in relazione al videogioco. Lara Croft è un'icona, in quanto tale, la protagonista di Tomb Raider porta con sé il peso delle critiche di chi la considera una protagonista ipersessualizzata e le altissime aspettative di chi è cresciuto insieme all'evoluzione tecnologica di un personaggio fittizio, ma che ad ogni capitolo diventava sempre più desiderabile ed esteticamente favoloso. Tomb Raider, Lara Croft, troppo sexy per essere vera? La prima apparizione del personaggio Lara Croft è arrivata nel 1996, nel capolavoro della Eidos che ha fatto da progenitore per tutti i Tomb Raider a venire. La serie è diventata subito popolare per la sua prorompente protagonista femminile dall'enorme seno appuntito, capace di fare cose che nemmeno il più virtuoso degli action man poteva solo immaginare. In poco tempo Lara Croft si è assicurata un posto nel cuore dei videogamer, affascinati da questa, prima, protagonista femminile piena di risorse, avventurosa, tosta e incredibile in un mondo normalmente governato da personaggi maschili. In poco più di qualche anno, Lara si è guadagnata il suo posto d'onore accanto a personaggi come Mario e Link, Zelda. Le prime critiche sono arrivate quando Lara è stata accusata di essere un mero oggetto del desiderio, uno standard femminile che, per bellezza e modo di fare, non aveva proprio niente di realistico. Lara si è trasformata in una figura ipersessualizzata in cui i videogiocatori potevano proiettare i loro desideri, alzando l'asticella delle loro aspettative a un livello irrealistico. Preoccupata, la casa di sviluppo, in particolare, Toby Gard, ha preso in mano la situazione e ha cambiato la strategia con cui pubblicizzava Tomb Raider, estremizzando il sex appeal della sua protagonista. Solo nel 2006, però, la figura di Lara è cambiata davvero, il suo seno si è drasticamente ridotto e il suo modo di fare è diventato meno eroe confezionato. È stato Toby Gard a lavorare con la Eidos per dare al personaggio un carattere definito e una storia che giustificasse il suo modo di fare, talvolta un po' poco realistico.